Devo ringraziare innanzitutto i miei compagni perché non è facile entrare subito a far parte di un gruppo già solido. 2 anni che giocano insieme i ragazzi e giustamente entrare così e fare una doppietta in Coppa Italia contro una squadra di Serie B è un'emozione che non è da tutti. Però quello che voglio sottolineare è che voglio ringraziare soprattutto i miei compagni. Ma io quello che penso è che mister decide giustamente qualsiasi cosa. Io sono nato come una prima punta, ma gli ultimi mesi ho fatto l'esterno, mi sono adattato. Però penso che o mi mette esterno, mi mette una prima punta, penso di dare di più per il bene del Lecce. E per la squadra. Ma sì. No, sì, sicuramente. Perché pure comunque abbiamo giocato contro una squadra di B che sono 4-5 anni che sta in B e avevamo forse più stimoli, ma penso che quella è la nostra forza comunque, che o giochiamo contro una squadra di B o di C e penso che dobbiamo dare il 110%. Per far capire comunque agli avversari che il Lecce c'è. Dobbiamo andare lì come se fosse una finale, perché io penso che anche queste partite ci danno la possibilità e la benzina in più per arrivare al campionato, alla prima partita di campionato brillanti. Ma non si deve sottovalutare perché non perché non sia una squadra di Serie B o C1. Penso che sia una partita molto difficile. Affrontiamo comunque una squadra molto forte che sono 2 o 3 anni che giocano insieme. L'anno scorso hanno fatto semifinale, che hanno fatto lì? Spero di sia la fase finale. Fase finale, comunque è una squadra comunque ben attrezzata. Ad oggi quello che sto vedendo comunque. Vedo il Catania comunque, vedo il Trapani comunque retrocesso dalla B, sia una grande concorrenza. Ma quello che dico, non dobbiamo avere paura di nessuno, giocare come sappiamo giocare e avere l'entusiasmo giusto per affrontare qualsiasi partita. Abbastanza. Io non lo conosco personalmente, ma ho avuto la fortuna di giocarci. Penso che sia un giocatore molto completo, sia di qualità che di quantità. Secondo me può dare tanto in questa squadra, a prescindere dai giocatori che avevamo, perché altri giocatori comunque sono importanti per noi, Mancoso, Pedro, lo stesso Arrigoni, poi magari mi divento qualcuno, ma penso che la concorrenza è tanta, però sono tutti dei ragazzi che vogliono far bene e con l'arrivo suo la qualità e la quantità si alza ancora di più. Non voglio paragonare né il lavoro di Stroppa né il lavoro di Rizzo. Conosco Stroppa da 3 mesi, non voglio parlare del passato, sinceramente. Rizzo ho avuto la fortuna di conoscere questi giorni, questo mesetto che sto qua, 2 mesi. Una persona tranquilla, una persona umile, dice le cose come stanno e non si inventa niente. Il 4-3 del Foggia è un altro gioco, il 4-3 del Lecce è un altro gioco. Che poi penso che il gioco del Foggia è tutto fatto di mister De Zerbi.